A Fano la cultura fotografica è scandita anche dalle stagioni. Mentre all'inizio dell'estate di solito dedichiamo la situazione alla fotografia contemporanea e internazionale, all'inizio dell'autunno dedichiamo le mostre alla fotografia storica. Infatti sabato 19 ottobre alle 17 nella sala Ipogeo della Memo Mediateca Montanari inaugureremo un bel progetto dedicato alla fotografia storica che racconta la biografia e le peculiarità artistiche dell'ingegner Claudio Claudi, che è nato a Fano nel 1868 ed è morto sempre nella nostra città nel 1951. È un davvero personaggio importante per la città, forse poco conosciuto. Siamo riusciti a trovare documenti davvero importantissimi, fotografie molto interessanti, tra cui quelle pubblicate in Maria Risorta, il libro di Giulio Grimaldi, e poi abbiamo trovato tutte le edizioni di Prospettiva, questo manuale appunto edito da Epli di Milano, a cui abbiamo dedicato il manifesto. Paolo Talevi ha con me raccolto materiali che riguardano il libro e riguardano altre fonti biografiche, quindi siamo riusciti a ricomporre la biografia di questo importante personaggio, Claudio Claudi. Al termine dell'inaugurazione alla Mediateca Montanari usciremo in Piazza Miani e andremo all'unica galleria a cielo aperto che abbiamo a Fano, Centrale Edicola di Piazza Miani, e anche all'interno del caffè centrale, perché inaugureremo la mostra di Luca Mantovani, che è un fotografo architetto. Lui fa con le sue immagini una riflessione importante sull'architettura, il concetto di casa, il concetto anche di edilizia funebre e soprattutto anche il rapporto tra la natura e l'architettura costruita e l'architettura pensata. E quindi sono due mostre che raccontano 120 anni di fotografia e io credo che per Fano approfondire sempre di più la cultura fotografica è una grande risorsa per l'arte contemporanea. Quindi vi aspettiamo a questa doppia inaugurazione alle 17 nella sala Ipogea, dove con Lucia Tarsi, l'assessore alla cultura del comune di Fano, e il fotografo Paolo Talevi presenteremo la mostra di Claudio Claudi e poi al termine andremo appunto a Centrale Edicola con Luca Mantovani, davvero rilevante fotografo italiano.